Comunichiamo ai signori viaggiatori che siamo in partenza. Siete pregati? Allora direi che possiamo lanciare finalmente la serata iniziale del Grest 2022 con l'inno dell'anno scorso, il sogno del segno. Animatori in centro. Nel West, quando abbiamo acceso la luce, accendiamo anche i sogni così. Noi indiani invece accendiamo i sogni in questo modo. Insieme! Ah, ma se parliamo di sogni ci vuole più ritmo, no? Se provo ci riesco. La serata senza i saluti istituzionali. Quindi chiamiamo subito sul palco verde il presidente del ricreatorio di Cormons, del RIC, Francesco Marco. Bravo! Buonasera a tutti, benvenuti.
è finalmente bello poter tornare a fare la serata iniziale qui in Rick dopo 2 anni che non abbiamo potuto per ovvi motivi. Ed è bello poter lanciare qui in questo luogo quello che è l'evento conclusivo del nostro anno associativo. Volevo ringraziare un po' di persone, volevo ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, grazie al loro contributo possiamo fare tutte le nostre attività estive. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale e soprattutto anche gli impiegati degli uffici, gli operai, che quest'anno, nonostante alcune nostre richieste dell'ultimo minuto, ci hanno sempre supportati e aiutati con un'enorme pazienza. E poi quest'anno volevo anche ringraziare i nostri sponsor e mi sono scritto un biglietto che sennò... Gli sponsor di quest'anno, che li leggerete sulla maglietta, ma mi piacerebbe anche nominarli perché il loro contributo è comunque fondamentale per questo Grest, sono l'Antica Ricetta, la Torneria Zucco, Auto Caramel, Zorniotti Automobili, Nido Baby Doc, Caffè Liberty, Fior di Venere e l'Associazione Donatori di Sangue Isontina. Un grande applauso perché non è da tutti dare un contributo e vanno veramente ringraziati perché è molto importante. Però il ringraziamento più grande va alle persone che rendono possibile tutto questo, perché sì, le risorse economiche sono molto importanti, sono fondamentali, ma senza le persone non facciamo niente. E volevo ringraziare quel gruppo di persone che si sono riunite, che hanno messo a disposizione il loro tempo gratuitamente, le loro capacità, le loro energie per mettersi a servizio della comunità. E sono gli animatori, farei un grande applauso a questi animatori. Dovete sapere che a giugno, quando abbiamo fatto il corso animatori, sono venuti dei ragazzi del Veneto a farci il corso. E prima di andare via mi hanno detto che questo è il più bel gruppo che hanno visto in tutto il Triveneto e sono molto molto contento di questo. Bene, lascerei la parola a Marco e buon Grest a tutti. Grazie Presidente. E dunque chiamiamo sul palco verde la rappresentante del Comune di Cormons, l'assessore Fazzi. Buonasera a tutti, grazie, perché è sempre un piacere essere qui, come è già stato sottolineato quest'anno in presenza anche delle famiglie. Invece di essere dietro un video siete qui con i nostri bambini e ragazzi e ne vedete ancora meglio l'entusiasmo. Come amministrazione non possiamo che essere ovviamente sempre orgogliosi di questa associazione, di tutti coloro che lavorano per organizzare questo che è l'ultimo degli eventi dell'estate cormonese, ma l'ultimo solo in ordine di tempo e di data, perché è sempre attesissimo, e accettato e partecipato veramente con un grandissimo entusiasmo. Ne siamo fieri anche noi, come è stato sottolineato dal Presidente, tutti anche da fuori si accorgono del grande valore di questo gruppo di animatori. Questa è l'occasione per i piccoli di socializzare, ragazzi, bambini e ragazzi naturalmente, e per quello che è il gruppo degli animatori, per fare un'esperienza di vita, una palestra di vita la chiamo anche, perché crescono dando il loro tempo gratis agli altri, ai bambini, per la crescita della comunità. Questa non è un qualcosa di scontato, quindi un grande applauso anche da parte nostra a voi e complimenti. Consentitemi adesso solo una piccola parentesi. Siccome naturalmente le attività sono tante e servono a dare servizi ai bambini e alle famiglie, vi ricordo che l'amministrazione comunale da quest'anno offrirà alle scuole elementari Manzoni e Feltre l'attività di preaccoglienza. Sono aperte ancora le iscrizioni, ci sono molti posti a disposizione, cui chi desiderasse ovviamente usufruire di questo servizio, un nuovo servizio che verrà svolto dalle 7:30 alle 8 di mattina prima dell'inizio della scuola, può iscriversi mandando la propria iscrizione alla segreteria del Comune di Cormons.
ma non rubo altro tempo perché adesso è importante dare il via a questo bellissimo Grest. Vi auguro che sia entusiasmante come sempre. Buon Grest a tutti e grazie. Grazie mille assessore. E per concludere questo ciclo di saluti istituzionali chiamiamo il nostro Don Stefano Goina. Grazie, per me è la prima volta qui e quindi sono curioso di vedere come va. Ho già visto tanto entusiasmo, come siete testimoni anche voi, e volevo solo dire una cosa, ci sono tanti animatori qua, veramente tanti, ma questi animatori qua credo che, non so se il 99% o addirittura il 100%, sono passati attraverso l'essere animati come bambini, come ragazzi. E questo significa che il messaggio è passato, il messaggio che viene dato ai bambini, alle famiglie, che si può stare insieme, si può crescere insieme, si può fare del bene insieme. Ecco, questo passa e viene anche la voglia di, una volta cresciuti, diventare da animati animatori. E questo credo che sia uno dei valori più grandi delle iniziative di questo genere. Ringrazio veramente tutti, mi unisco ai ringraziamenti che sono già stati fatti per tutti, per gli animatori. Io ricordo anche non solo gli animatori ragazzi, ma ci sono anche delle persone, degli adulti che danno una mano. Sono anche qua stasera anche per trasmettere, per non so cosa faccio, sinceramente, tante cose. Abbiamo una staff veramente di persone in gamba che ci aiutano anche a vivere, a registrare questi momenti perché siano trasmessi anche il più possibile, in modo da contagiare con questo entusiasmo anche più persone possibili. Grazie a tutti e buon Grest. Grazie anche a Don Stefano. Bene, io ci siamo. C'è altro da dire? Ci siamo, allora adesso possiamo partire subito con la diretta e andiamo subito con la sigla Tropicana! Sirene delle cicale tropicale, danzando
piace. Su questo bellissimo palco e i nostri due magnifici presentatori, Luca e Pet. Un applauso. Buonasera a tutti. Buonasera signore e signori, buonasera soprattutto bambini e bambine. Benvenuti nel nostro Rick Commons, perché è nostro, è di tutti. Nostro. Siete entusiasti che stia per iniziare il Grest? Sì! Mamma mia, ripeto. Siete entusiasti che stia per iniziare il Grest? Sì! Voilà, così ti piace. Bene, bene. Allora, dovete sapere che quest'anno avremo l'onore di ospitare qui, proprio in ricreatorio, un evento internazionale seguito in tutto il mondo. Più di Sanremo? Di più. Più di delle Olimpiadi? Luca, di più, dai. Vado dai bambini che loro mi danno più soddisfazione. Allora, bambini, vi ricordate sul volantino del Grest? Che bel disegno c'era? Beh, io lo so, io lo vedi. Cosa? Più forte? Ecco, cosa c'era? Ma ne sei certo? 100%? Sì? Io non lo so. Boh. E non so. Secondo me dobbiamo controllare. Proviamo a vedere. Scopriamo tutti assieme. Ebbene sì. Questo ha il logo di Giramondo Grest. Giramondo Grest, ma che roba è? Come che roba è? Te l'ho spiegato 5 minuti fa dietro le quinte. Ah, dovresti anche ricordarti con la memoria corta. Vabbè. Allora, Giramondo Grest è una competizione internazionale dove parteciperanno dei concorrenti. Questi concorrenti avranno la possibilità di girare il mondo e andare alla scoperta di tanti popoli della Terra. Ah, e quest'anno lo faranno proprio qui? Certo, si chiama Giramondo Grest, dove vuoi farlo? Qui al Grest? Adesso si spiega perché Grest, Giramondo Grest. Ah, ma e questi ragazzi come vengono selezionati? Allora, verranno selezionati tra gli iscritti al Giramondo Grest 5 ragazzi e ragazze che avranno ovviamente delle determinate qualità. Ah sì, ricordo, allora c'era la forza. La voglia di mettersi in gioco, la voglia di avventura e il coraggio. Perfetto. Allora, questa mattina questi 5 fanciulli sono partiti tutti quanti assieme da Roma. Ah, sì, me l'hai spiegato prima. È il primo di questi 5 che arriva in questo cerchio avrà la possibilità di girare il mondo insieme, con la fortuna di poterlo fare insieme a voi. Ma voi non siete entusiasti di conoscere queste 5 persone? Sì! Non siete entusiasti di conoscere queste 5 persone? Sì! Ah, ecco! Sì. Allora, sapete cosa possiamo fare, secondo me? Prepararci ad accoglierli con una canzone che secondo me è la più appropriata. No, aspetta. Dalla regia mi stanno comunicando che 2 dei 5 concorrenti sono qui vicini a Rick, stanno per entrare e c'è un testa a testa. Dobbiamo seguire questo momento. Appunto, accogliamoli con una canzone. No. Quella che fa tipo ciao ciao. Ciao ciao. Ma sì, dai, quella che fa ciao ciao. Ciao ciao. Dai. Vai. Invitiamoli. Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra
della rovina, sono una regina. Mamma, mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, ciò mi manchi, occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore. Dovrai girare il mondo, devi prepararti la valigia, anzi il valigione, perché insomma il mondo è grande. Sì, no? Sì, sono super emozionata. Però dai, facciamo un applauso anche ai concorrenti che non ce l'hanno fatta. Ah, facciamo un applauso ai concorrenti che non ce l'hanno fatta. Allora Chiara, tu che sei arrivata qua per prima, nei prossimi giorni dovrai affrontare delle prove, no? Partiremo direttamente qua dal ricreatorio e come vedi, guarda quanta gente va. Tutte questi bei ragazzi, bambini, bambine, eccetera, ti aiuteranno con il loro entusiasmo. Sì, perché non puoi farcela da sola, cioè per l'amor di Dio, sei arrivata qua di corsa, però ragazzi, però l'entusiasmo dovete fargli capire che l'aiutate. Un bel applauso alla nostra Chiara, per favore.
l'album urlando. Chiara, senti, a 1, 2, 3. Bene, allora, Chiara, ti salutiamo, vai a preparare la valigia e ci rivediamo domani. Ciao Chiara! Brava Chiara! Però, allora Chiara ha affrontato la sua sfida, no? Ma parlando di sfide, io direi che è usuale, ormai è un po' di anni che non lo facciamo. Cosa facciamo? Allora Chiara ha superato la sua prima prova. Ma ci stavamo chiedendo. Forse per caso. I genitori. No, Ce l'ha con me oggi. I genitori. I genitori. Ma scusa. Ecco. I genitori. Dei bambini del Grest. Oh, avete sentito? Chi chiameremo adesso qua sul palco? Saranno in grado di superare delle prove? Saranno in grado di superare delle prove i genitori? Allora, mandiamo così due animatori a chiamare due genitori. Bravi! Eccoli! Volontari! Genitori, mettetevi in gioco, fate vedere com'è bello mettersi in gioco! Dai, dai, dai! Bambini, bambini, ragazzi, ragazzi, dando un applauso ai genitori, dando un applauso! Bravo, bravo, bravo! Dai, mettersi in gioco! Un urlo per i genitori, vogliamo! Prova, funziona, aperta il tuo momento adesso! E il tuo momento al 100%! Eccoci qua, fatto ancora un applauso! Bene, bene, bene! Vai, divertiamoci! È il momento di partire con la prima prova. E dico allora. Prima prova, perché ce ne saranno 10 tipo. Allora, la prima, voi sapete che da un annetto a questa parte ha preso piede una nuova lingua. Non sapete che lingua è? Sono pronta. Vai. Sono pronta, eh? Pronta, sì. Corsivio! Allora. Abbiamo in collegamento audio. Attenzione, ragazzi, siamo in collegamento con una signora. Buongiorno alunni, benvenuti nella vostra prima lezione di corsivo. Ti spiego un pochino come funziona, alunni. Allora, io vi dirò una parola in italiano e subito dopo in corsivo. Voi dovrete semplicemente duettare il video e ripete la parola in corsivo, mi raccomando, perché poi vi metterò il voto. Prima parola è semplicissima. Amio, si dice amio. Ora tocca a te. Provare. Amio. Aspetta, fagli alzare la voce, mi metti. Amio. Possiamo ascoltare il giudizio. Pronti? Sentiamo cosa da dire? Potresti migliorare. Verifica. Si dice verifica. Pronti? Verifica. L'applauso, per favore, l'applauso. Verifica. Aspetta, vai. Verifica.
C'è meglio di così. Un applauso. Attenzione. Per you. Sono fortissimo. Allora, no? Proviamo ad ascoltare cosa da dire la nostra professoressa. Continuiamo con la prossima parola. Alunna, si dice. Alunna. Alunna. Applauso, un applauso. Alunna. Un altro applauso. Alunna. Non so se avete notato anche il movimento di corpo. Cioè, spettacolare. Io direi che questa prova l'hanno superata egregiamente. Un applauso! Ma attenzione, attenzione. Non ci possiamo fermare una prova. Serbo, un'altra prova per voi. Ma come in serbo? Abbiamo appena fatto il corsivio, adesso il serbo. Con l'altro, cosa facciamo? Straridere, Luca, dai. Oh, faceva ridere, dai. Un applauso per Luca. Grazie. Molto spontanea io. Dai, andiamo avanti. Okay. Allora, c'è un'altra prova. Ma spiegala tu, dai, che sei più brava. Almeno di il titolo di questo gioco. Allora, c'è un gioco che anche questo ha preso piede da poco, molto famoso anche quest'estate, eccetera, che si chiama l'intesa vincente. Bello. Lo sapete, sapete che gioco è? No. Allora tocca spiegarlo. Tocca a me. Allora, per chi non sapesse come funziona, allora, due di voi dovranno formulare una domanda dicendo una parola a testa. La terza che avanza dovrà indovinare di cosa si tratta. Allora, io direi, facciamo io e te un esempio, Luca, con i bambini, che sono molto intelligenti. Sicuramente ce la faranno. Li stiamo sopravvalutando un po' forse, però ci proviamo. Avete capito, bambini, come funziona? Bene. Prego. Allora, cosa... Aspetta. No, non c'è il mare. Sì. Oh, cioè. No. Eccomi, adesso sono pronta. Allora, riproviamo. Cosa... Non... È... Sole. Oh, questo è il da farsi. Allora, avete la possibilità di decidere i ruoli. Chi si mette a fianco è quello che sta in mezzo ad indovinare la parola. Prova. Allora. Almeno te funziona. Allora, noi faremo vedere la parola alle due colleghe e la terza collega dovrà indovinare. Io direi che la terza collega può mettersi davanti. Ah, sì, perché... Cioè, okay. The first word is this. Shh, microfono, assistente. Ah, facciamo anche il buzzer. Quando devi indovinare il fare... Ok? Sì, prendi Luca e fai o fai Luca a me. Facciamo una prova, vado. Pronti? Proviamo una prova del buzzer. Funziona. Allora, chi comincia? E la uliamo la parola perché sarai senza microfono. 3. Dove? 2. 1, vai. Dove? Albero. Allora, dovete sapere una cosa. Bravo. Allora, facciamo un grosso applauso. La parola da indovinare era... Albero. Allora, non importa. Sono cose che molto brava che hai indovinato la parola, direi. Un applauso. Non
fa? 3, 2, 1. Non si non vale. Bisogna formulare una domanda. Chi? No, aspetta. Aspetta. No. Fa divertire i nostri bambini. Animatore. Bravo, bravo. Stiamo ingranando. Adesso arriviamo a livello abbiamo pro, un livello superiore. Livello difficile. Sì, sì, adesso faccio io. Pronte? 3, 2, 1, via. Borsa. La. Mary. Tiene. Ombrello. Vediamo come ne escono. Parola. Lunga. Incredibile! Anche con così pochi suggerimenti ce l'hanno fatto. Fanno un grossissimo applauso! Dobbiamo presentarlo, guarda che tutte fate! Cioè, allora, un applauso per Sara. Un applauso per Sara. Laura. Per Laura. Cinzia. E per Cinzia. Brave, brave, brave. Sì, bene. Allora potete accomodarvi. Dichiariamo le prove superate, potete accomodarvi. Brave, brave, accompagniamole con un applauso. Allora. Siamo già, purtroppo dobbiamo già comunicarvi. So che siete tristi. Ma silenzio. Attenzione, facciamo una prova, se lo ricordano. Grace 2 0 2. Come uno. Riproviamo per favore urlandolo. E dopo cosa si fa dopo averlo urlato? Pronti? 3, 2, 1, Crest, 2, 0, 2. Bravi. Allora, siamo purtroppo... Facciamo un fai triste. Piangete. Direi che è giunto il nostro momento. La serata si sta per concludere, però siate felici perché da domani inizia una bellissima esperienza. Quindi, noi diciamo... che possiamo... possiamo vedere domani, sì. Ma prima dobbiamo invitiamo... chiamare sul palco ovviamente delle persone che vi daranno delle indicazioni. Anzi, una persona. La persona che inizia proprio per la, capito? La persona. La persona. La... Chi è? Chi è? Aspetta, chi è? Aspettate. Allora, ciao! Noi vi salutiamo, era solo Petaluca, un applauso a Petaluca! Intanto che salutiamo gli animatori, ci tenevo a ringraziare le signore che metteranno a disposizione le loro mattine e i loro pranzi per sfamare tutti gli animatori. Un applauso alle nostre cuoche! Senza di loro probabilmente non staremmo in piedi. Allora, vi devo dare delle comunicazioni tecniche. Come avrete letto nella mail che vi è arrivata al momento dell'iscrizione, avremo degli ingressi differenziati in base all'età. Quindi, alle 8:30 domani mattina, vi presenterete bambini di prima e seconda elementare da quel cancello là, il cancello del parcheggio. Da lì entrerete e da lì uscirete. Ok, genitori? Da lì, prima e seconda elementare. Terza e quarta elementare, dal cancello grande di via Pozzetto.
entrate e uscite sempre da lì. E quinta elementare, prima media invece dal cancello della Caritas, mentre la seconda e la terza media dal cancello qui dove c'è il parco giochi. Tutto chiaro? Benissimo, quindi adesso siete tutti pronti? Ci siamo! Siete pronti là dietro? Perfetto, possiamo dare il via all'edizione 202 del nostro Crest! Comunichiamo ai signori viaggiatori che siamo in partenza. Siete pregati di prendere posto e allacciare le cinture di sicurezza. Il capitano e tutto l'equipaggio vi augurano un buon viaggio. Apri gli occhi perché c'è un mondo che sta aspettando solo te. Mille strade fra cui scegliere quale vuoi percorrere. Zaino in spalla, forza che andiamo, la meta ancora non la sappiamo. Seguo l'impronte di persone che hanno deciso di vivere. E corrono lontano senza fermarsi mai. Scalano montagne senza guardare giù. Salpano per mare che avventura vedrai. E prendono il volo e vanno sempre più su. Traiettorie di volo, anche io la troverò. Non sarò mai solo, insieme a te la cercherò. Traiettorie di volo, la mia meta non la so. Pronto a decollare, la mia strada troverò. Apri le mani perché c'è un mondo che ha bisogno anche di te. Emozione unica, il vento soffia tra le dita. Il mio cuore batte forte come non mai. Strada che percorro dove mi porterai. Ci sono persone con le ali perché cambiano il mondo e puoi farlo anche te. Traiettorie di volo, anche io la troverò. Non sarò mai solo, insieme a te la cercherò. Traiettorie di volo, le tue orme seguirò. Pronto a decollare, la mia strada troverò. Anche se a volte si fa paura, questo viaggio è un'avventura. Guarda la bellezza che ogni giorno c'è attorno a te, quanta ce n'è. Cammina per chilometri e supera gli ostacoli. Lungo il tuo cammino succedono miracoli. Tutti pronti per il decollo, io non barcollo, io non ci mollo. Apri lo sguardo su questo mondo, c'è un sogno che aspetta te. Ascolta le storie dei viaggiatori con sogni grandi come l'arca di Noè. Continua a cercare volti e sguardi, poi ci raccontano mille traguardi. Gira il mondo, passa la tempesta e questo viaggio è una gran festa. Traiettorie di volo, anche io la troverò. Non sarò mai solo, insieme a te la cercherò. Traiettorie di volo, le tue orme seguirò. Pronto a decollare, la mia strada troverò. Passeggeri, che siamo in arrivo all'aeroporto di destinazione. Grazie per aver viaggiato con noi. Yeah.
vinto a decollare. La mia strada è dove la fai con la faccia? Non è per più che si fa gli ostacoli, non mi tocca nemmeno, succedono miracoli. Per il decollo io non barcollo, io non ci mollo. Proprio lo sguardo su questo mondo, c'è un sogno che aspetta te, che ti ascolta le storie dei viaggiatori, che un sogno grande con le lacrime di un acqua, ti può piantare, molti sguardi, ti può c'è la famiglia, ti può gira il mondo, passa la tempesta, per questo viaggio è una tempesta. Step on.